Stella Pavone, presidente dell'associazione Cheope. Secondo anno consecutivo per un giro enogastronomico nel centro storico di Trivento, un percorso volto a valorizzare i sapori locali e le bellezze paesaggistiche del paese. Eh sì, è il secondo anno e devo dire che si sta svolgendo con un successo forse inaspettato. Evidentemente è il percorso attira tantissimi turisti e gente anche del posto che la parte alta del paese forse la conoscono poco, quindi è l'occasione per poter venire a scoprire delle bellezze meravigliose, dei vicoli, delle piazzette tipo questa dove abbiamo noi la postazione, che è una piazzetta meravigliosa con un pergolato, con una pietra che sinceramente è una pietra viva che ci parla addirittura. Quindi il successo è assicurato, perché comunque intanto la sinergia di forze delle 8 associazioni dà dei risultati positivi, perché comunque ognuna delle associazioni prende con molto impegno la preparazione dei cibi, l'organizzazione tutta, e questo non può che portare dei risultati belli, dei risultati tangibili, positivi e meravigliosi. 8 associazioni presenti sul territorio triventino hanno lavorato dunque insieme per celebrare quella che è casa, storia e cultura propria. Sì, sicuramente, anche perché siamo associazioni che amiamo il nostro paese, per cui poter dare evidenza attraverso il percorso, ma soprattutto attraverso la visita di queste cose meravigliose, dalla cattedrale, la cripta, il museo diocesano e tutti gli scorci belli che sono presenti nel nostro paese. Quale messaggio volete dare con questa manifestazione? Allora, il messaggio è quello che chi non conosce Trivento ha l'obbligo di venirlo a vedere, perché ne resta sicuramente affascinato. Devo dire che mi crea sempre emozione poter stare qui su al centro storico e potermi girare in tutta calma i vicoletti. Quindi penso che anche per gli altri ci può essere questo stesso sentimento, questa stessa emozione che sto provando io. E allora viva Trivento e tutto il suo patrimonio. E viva Trivento, sempre e comunque, è un paese meraviglioso, lo amo e concludo dicendo: il Molise esiste ed esiste Trivento. Una bella passeggiata tra i vicoli di Trivento, mangiando tante cose buone. Ah, si mangia bene, però solo che è un po' troppo lungo le scale. È bellissimo però. I piatti proposti? Giù roba tipica di Trivento. Lei da dove viene? Da Bologna, però sono nativo di qui. I sapori però l'hanno riportato all'infanzia. Ecco, roba di quando ero piccola. Siamo quasi arrivati alla fine del percorso, siamo sulle scale del centro storico di Trivento, come va? Ma molto bene, è un evento molto piacevole, sono cose che si ricordano ai vecchi ricordi, è un percorso diciamo turistico, perché qui a Trivento c'è da vedere tanto, basta avere tutta la scalinata, tutti questi, diciamo, tutte queste cose belle che stanno preparando, è una cosa eccezionale. Un piatto particolare in questa piazza suggestiva di Trivento, com'è? Sono squisiti. Tutte le cose che abbiamo assaggiato fino adesso lo sono. E anche l'ambientazione dove hanno realizzato è inimmaginabile per chi non ci è mai venuto. Di dov'è lei? Di Termoli. Qualche chilometro, ma ne valsa la pena. Assolutamente sì. Signora, lei cosa ne pensa della manifestazione? Ah, è una cosa bellissima, infatti riflettevamo sul fatto che penso che l'abbiano fatta soprattutto per le persone che ritornano al paese. E sì, abbiamo fatto qualche chilometro perché però ne basta la pena, sì, sì. Poi anche l'aria, che insomma non c'è umidità, già è tanto. Mattia Miserere del Club Trigno Fuoristrada. Carne cotta in un modo particolare questa sera, a sua volta ha un nome particolare il piatto stesso, di cosa si tratta? Allora, questa è carne di maiale, viene chiamata in dialetto triventino ndrit, è carne di maiale condita con peperoncino essiccato, con finocchietto e sale. È la carne che viene usata per fare le salsicce, è un piatto tipico del nostro paese.
come mai avete proposto questo piatto? Allora, è la seconda volta che proponiamo questo piatto, alla gente del posto e anche alla gente di fuori piace molto e quindi ci hanno chiesto di riproporla anche per questa seconda edizione e anche per un'eventuale manifestazione per l'anno che verrà. Questo bel piatto è pronto per essere gustato. Grazie, molto gustato e noi veniamo dalla Germania per venire qua. Riscoprire i sapori di una volta. Esattamente. Signora, com'è? Buono. Cosa ne pensa della manifestazione? Bella. Il piatto è pulito, quindi? Quindi si è finito tutto. Buonissimo. La festa stasera, come sta andando? Veniamo, è stata veramente una grande scoperta, insomma non sapevamo che fosse così. Cosa si aspetta di trovare più avanti? Il dolce? Il dolce. Cipolliate? Sì, può darsi. Signora, lei che ci dice invece? Come va la festa, la serata? È veramente stata una scoperta, come ha detto mio marito, bellissimo, mi piace, sicuramente ci tornerò e aspetto i cipolliate. Andiamo a assaggiare il biscotto tipico di Trivento, ma finora qual è la cosa che più le è piaciuta? Forse questo e anche il sfrangione. Le pesche col vino, come sono? Saporito. Com'è la serata? Bellissima. Bellissima, veramente. Cosa le è piaciuto di più? Tutto bello. Tutto bene, tutto buono, bellissimo paese, un'ottima ospitalità, tranquillo. Da dove viene? Da Bergamo. Ma stasera la cosa più buona che lei ha assaggiato, qual è stata? All'inizio una specie di zuppa con la pace. Pasta e fagioli con le cotiche? Pasta e fagioli con le cotiche. Perché lo facciamo anche noi in Bergamasca. E le differenze quali sono? Se ci sono. Che noi usiamo una pasta più dura, che rimane più al dente. Dopo. Qui è pasta fatta in casa. È fatta pasta in casa, che è molto più buona. La manifestazione le è piaciuta? Sei divertito? Sì, più che divertito, svagato. Una serata diversa. E poi il paesaggio, Trivento, i suoi vicoli, i suoi scorci. Io sono un veterano ormai di Trivento, sono 56 anni che vengo. Grazie. Cari amici, grazie di averci fatto compagnia in questo giro enogastronomico per le strade di Trivento. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 1112 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 per chi ci segue da Roma Capitale e poi sul 212 il canale di Molise Mie e sul sito www.telemolise.com. Dalla monumentale piazza di Trivento vi saluto e vi aspetto a un prossimo appuntamento con noi.